Ciao! Bentornato al programma TV di oggi con notizie come: per la conduttrice Mara Venier è giunto il momento di un altro addio. Dopo il dolore per il genero, arriva la notizia più temuta. Il 2023 si sta rivelando un anno assai decisivo per la mattatrice veneta. Mara Venier ha infatti annunciato il proprio addio al parterre di Domenica in e si appresta ad affrontare nuove sfide professionali nella pubblica emittente. La conduttrice, oltretutto, ha da poco affrontato un lutto familiare piuttosto pesante, ovvero la perdita del genero Pier Francesco Forleo. Oltre alla recente vedovanza della figlia Elisabetta Ferracini, Mara Venier deve ora smaltire una nuova perdita, che la costringe ad accomiatarsi con uno storico amico e collaboratore. Si tratta dell'ex dirigente Rai Gian Piero Raveggi, scomparso nella mattinata di martedì 27 giugno 2023. Egli ha curato la produzione e la messa in onda di parecchi programmi sulle reti nazionali, incluse alcune edizioni del Festival di Sanremo. Molti personaggi del piccolo schermo, da Carlo Conti ad Amadeus, passando ovviamente per Mara Venier, hanno espresso il loro cordoglio sui social, piangendo la scomparsa improvvisa dell'ex capostruttura e confidente dei Big. Mara Venier incredula. Non ho parole. Il conduttore Carlo Conti ha utilizzato il proprio account di Instagram per una dedica commossa all'amico, di cui ha pubblicato una recente foto. Ha poi aggiunto in calce: purtroppo oggi il nostro amico Gian Piero non c'è più. Un immenso dolore. È stato un privilegio condividere uno dei momenti belli, che saranno per noi indimenticabili, grazie ai tuoi preziosi consigli e alla tua sincera amicizia. Mara Venier ha fatto eco. Ciao Gian Piero, amico da sempre. Settimana scorsa eri venuto a casa a salutarci. Abbiamo riso e ci siamo raccontati tante cose. Non ho parole, Chiara. Ti abbraccio forte forte. RIP. La conduttrice ha scelto di omaggiare l'amico scomparso con una foto di gruppo su Instagram, in cui appare abbracciata al marito Nicola Carraro e all'ex dirigente di Viale Mazzini. Monica Leofreddi ha infine aggiunto: il bene che ti ho voluto, Gian Piero. Eri un signore di altri tempi, in una televisione di altri tempi. Eri l'amico, il marito, il padre, il nonno che tutti vorremmo avere. Era impossibile non volerti bene, un periodo difficile per Rai. Al di là dell'improvvisa scomparsa di Gian Piero Raveggi, la pubblica emittente ha recentemente vissuto un momento di intenso bailamme. Dopo il forfè dell'ex amministratore delegato Carlo Fuortes, infatti, anche il conduttore Fabio Fazio e la sua spalla Luciana Littizzetto hanno preso congedo dalle reti Rai. Pure la giornalista Lucia Annunziata ha recentemente rassegnato le proprie dimissioni. Ed in assenza di Mara Venier nel weekend dell'Ammiraglia, la sfida per la costruzione di un nuovo palinsesto nella stagione autunno-inverno appare più impegnativa che mai. Grazie per aver guardato l'intero video. La notizia è qui per finire. Mettete mi piace e commentate. In particolare cliccate iscriviti al canale, per ricevere le ultime notizie. Ciao e ci vediamo nei prossimi video. We'll get on and go. I've never seen older men, nor seen another man so happy and looking for somebody who has other plans.